Sono Giovanna Durì, vado in diretta, allora, sono in diretta. Dunque, io mi occupo del disegno dell'illustrazione, però principalmente del disegno dell'illustrazione degli altri. E in questo caso invece parlerò di braccia. Voi sapete che l'incontro precedente era con Guido Scarabottolo, che ha fatto un piccolo capolavoro, come al solito, adesso mi tocca andare di seguito, è il mio destino. E comunque mi dà lo spunto per attaccare, diciamo così, questo argomento sulle braccia. Lui ha detto una cosa molto interessante, che dice, mi prendo un pizzino, scusate, ma dice: i piedi si possono disegnare anche malissimo e si capiscono sempre. Non è la stessa cosa per quanto riguarda le braccia, perché se io disegno un braccio, per intenderci, adesso va bene, faccio uno così, ecco, questo è un braccio. Se io tolgo la mano, questo non può essere un ramo, può essere un fiume, può essere qualsiasi cosa, ma certo non è un braccio. E in qualsiasi modo lo si veda, appunto, ne prendo un altro, ecco. Vedete, questo qui è un braccio, quello di prima era un braccio destro, questo qua è un braccio sinistro, è la stessa cosa. Allora, io faccio una premessa, che è quella che vi parlerò delle braccia facendo un piccolo racconto. Partendo dalle braccia che non ci sono quasi, no? Allora, dopodiché non preoccupatevi, non vedrete solo la mia faccia, perché ho intenzione fra una decina di minuti di mettermi in un'altra postazione. Allora, parto dalla Venere di Willendorf, che forse sì, tutti abbiamo conosciuto, cioè è la prima cultura, e sembra che non avere le braccia. In realtà la si deve guardare di fianco solo per accorgersi che le braccia ce le ha, solo che sono dei piccoli orpelli, cioè sono quasi una decorazione, non è nulla più di questo. Vista di fronte non sa nulla delle proprie braccia. Poi ci sono molte sculture effettivamente che sono prive di braccia, c'è appunto quella di Hermes con Dionisio, ma è molto bella, però le manca un braccio. Ci sono delle sculture veramente straordinarie che hanno parliamo sempre dell'epoca greca, che addirittura qualcuno non c'ha neanche la testa, però le braccia, ad esempio questa qui è una bellissima danzatrice, si vede tutto il trasporto per la danza, ma le braccia non ci dicono nulla. Poi c'è quella che, sì, passiamo alla più famosa praticamente, e che è la Venere di Milo. Ecco, sulla Venere di Milo, questa bella donna, a cui si è ipotizzato anche molti modi di tenere le braccia, anche perché all'epoca, cioè Venere o Afrodite, avevano le braccia che comunque nascondevano il pube. Nel suo caso il pube era coperto e di conseguenza non aveva bisogno di nasconderlo. Ma cosa hanno fatto? Le hanno costruito degli arti artificiali.
nobile con nobile intenzione, perché praticamente questi arti artificiali sono stati fatti allo scopo di promuovere praticamente assistenza a chi ha delle difficoltà in zona di guerra. Allora, io ovviamente non vi faccio vedere come è stata conciata la povera Venere di Milo, cioè, lo scopo è nobile, l'immagine è tragica, per cui non ve la faccio vedere. Poi c'è chi ha di braccia ne ha un po' troppe, come Laoconte, che veramente c'è il serpente si confonde con le braccia dei figli, ed è veramente un tripudio di movimento di braccia. Poi c'è una cosa che a me è molto cara, che è Apollo e Daphne, o meglio Daphne, cioè le braccia di Daphne sono qualcosa di veramente straordinario. Questo è praticamente un gruppo scultoreo molto bello, che è praticamente l'immagine di un amore non corrisposto, cioè Apollo, vedete, con la sua mano sfiora il ventre, per cui tocca Daphne e lei si trasforma in un alloro. Questo cioè, è inutile far vedere delle sculture bidimensionali, però ho cercato di sintetizzare questa cosa, l'ho trovata alla Galleria Borghese ed è una cosa da vedere girandoci attorno. Comunque, il particolare delle braccia, che è l'attimo sospeso, è questo, ed è straordinario, appunto, perché vedete queste braccia che non sono delle braccia, sono ormai dei rami di alloro. Poi abbiamo il Canova, l'amore, qui l'amore è corrisposto. Ci sono molti secoli più tardi, cioè qui siamo nel 700, poi fine 800, ed ecco che c'è questo abbraccio, che è un abbraccio che non è stretto, è una cosa leggerissima, no? Loro non si stringono, si sfiorano praticamente. E questo qua è praticamente il particolare. Allora, perché stiamo parlando di scultura quando dobbiamo parlare di disegno? Perché la scultura è la cosa più vicina a noi fisicamente, cioè ci vediamo, ci giriamo attorno, ci vediamo tutto tondo, però ovviamente qui noi stiamo parlando di braccia, di abbracci, non solo di abbracci, ma di braccia, e andiamo anche sulla pittura. Qui c'è François Gérard, siamo sempre sul 700, fine 700, probabilmente anche qui la leggerezza delle braccia fa capire che aveva visto Canova, perché c'è questa sospensione. E poi c'è qualcosa di molto più recente, che è il 1907, che è Munch. E qui è sempre amore psiche, questa è la cosa strana, no? Il titolo è lo stesso, è amore psiche. E qui non si toccano, le braccia sono rigide, ferme. Devo andare assolutamente sugli ex voto, perché è una mia passione, e qui, come vi dico, ho trovato delle cose sulle braccia dove c'è il barocco, barocchetto e quanto più si può. Però anche in questo caso qua, questo qui è un disegno, appunto, è il disegno di un ex voto, per cui non è neanche un ex voto, ma è un disegno di un ex voto. Se noi facciamo questo, non vediamo più le braccia. Cioè, se noi togliamo la mano, non sappiamo cosa sia.
potrebbe essere una gamba, potrebbe essere un ramo, potrebbe essere qualsiasi cosa, ma certo un braccio non è. E appunto, come diceva Scarabottolo, i piedi si possono disegnare malissimo, ma si capiscono sempre. E poi ha detto anche un'altra cosa che mi ha colpito, che quando trovo un San Cristoforo in una chiesa, è sempre una meraviglia. C'è questo San Cristoforo che è a Palazzo Ducale a Venezia. E questo non faccio vedere i piedi, che già abbiamo fatto vedere Guido in altre situazioni, ma faccio vedere le braccia. Ci sono queste braccia possenti, nodose, che vanno in contrapposizione a queste belle braccine paffutelle di un bambino. E questa è la cifra per cui si sente, diciamo così, le braccia giovani e le braccia vecchie. Mi sono rivolta alla scultura perché la scultura sublima il corpo. Però adesso cerco di passare oltre e vado verso quello che è la scrittura che è il disegno praticamente. Allora, spero di non creare confusione, adesso mi sposto di là e cerco di parlare da qui. Allora, premetto e copio Scarabottolo dicendo che non sono qui per insegnare nulla a nessuno, cioè sono nella condizione di capire delle cose. E ho scelto anche un tema che è piuttosto, per l'appunto, ostico, perché il braccio, per l'appunto, non ha la mano, non si capisce cosa sia, può essere un ramo, un fiume, qualsiasi cosa. Parto dall'osservazione, da quello che noi osserviamo, cioè è inevitabile quando si sale su un tram, su un treno, è inevitabile osservare la gente, osservare come tiene le braccia, come si pone. Pensate che una volta addirittura quando uno faceva un colloquio di lavoro negli anni 80-90, c'erano addirittura delle teorie che ti dicevano come tenere le braccia per non farti vedere troppo timido. Ecco, io avrei perso subito il posto, per non farti vedere troppo timido, troppo teso, troppo nervoso, poco sicuro. Allora, come dico, guardando le persone che circolano, qua sono dei ritrattini da treno, diciamo così, però la stessa cosa la si può fare su un autobus, per l'appunto, o semplicemente alla fermata di un metrò. Capisci, cioè, immediatamente come è lo stato d'animo di una persona. Quando hai poi una visione completa, ad esempio di uno scompartimento, vedi tutta una serie di movimenti, come se fosse una danza, no? Addirittura spesso ci sono molte persone che si fanno dei selfie, eccetera, cioè tanti, tanti telefonini che circolano. Poi c'è chi non sa come tenerle, per cui le tiene in grembo, generalmente sono le donne un po' anziane. Le ragazze timide, ad esempio in questo caso qua, ho preferito quasi far vedere questa rigidità
delle braccia. Però la cosa interessante è quella di immaginare come, cioè dare un'espressione alle braccia. Cioè, ci sono delle persone che hanno, magari in alcuni casi tengono le braccia in modo diverso da come noi ce lo immaginiamo. Questa, ad esempio, che è una persona che sembra un po' altezzosa, no? Ci si immagina che le proprie braccia se le porti come se fossero, che ne so, una cornice, no? Un quadro. Per cui, chiaro, se poi noi facciamo le mani è più facile capire, se no stiamo sempre su questi cerchi, queste cose che possono essere rami. Però in questo caso qua, diciamo, parliamo dell'espressione delle braccia. Come ci sono delle ragazze belle che poi un po' chiuse, per cui si tengono, cioè se ci si immagina come loro potessero tenersi le braccia effettivamente con la nostra, col nostro volto, cioè col nostro sguardo, questo vedremo una cosa diversa di come loro le tengono. Ragazzi affettuosi, cercano di parlare, no? Quando magari hanno delle persone che sono in viaggio con loro, cercano di comunicare, e cercano di accarezzarle. Questo è come dare un'espressione, no? Nella posizione delle braccia, invece di mettere le braccia come sono, dare un'immagine del sentimento delle persone che le indossano, diciamo. Proviamo a immaginare che le braccia fanno altro, cioè nel senso, quando una persona non ti guarda, guarda da un'altra parte, probabilmente è chiusa, non vuole parlare con te, non vuole trasmettere nulla, per cui le sue braccia sono un cerchio che si chiude. Assolutamente una lezione, ma è solo un esperimento per cercare di capire e anche buttare i semi per un futuro laboratorio che vorrei fare su questo argomento. L'avevo già fatta, però questa persona qua mi aveva veramente fatto pensare a qualcosa di morbido, dolce, affettuoso, però un po' triste. Ci sono delle donne che a me hanno sempre fatto, hanno sempre affascinato moltissimo, ad esempio sui treni, che spesso si addormentano, che però hanno la borsetta con sé, e la borsetta è come fosse un bimbo, no? A volte lo tengono proprio come un bambino, come se cullassero qualcosa. È una forma, se avessero un orsacchiotto anche in braccio sarebbe la stessa cosa, solo che è una borsetta. Di queste ne ho viste moltissime, e soprattutto quando sono addormentate sono veramente affascinanti, perché poi con la borsetta diventa proprio un cucciolo da cullare. Sì, poi si dovrebbe andare anche, diciamo così, su cose più personali, però restando sempre sulle donne che cullano i loro cuccioli quando dormono, come dico, con la loro borsetta, sono strepitose perché sono
sono delle divinità praticamente, sono estranee a tutto e diventa tutto qualcosa di materno, affettuoso. Ecco, ad esempio anche questa che ha sempre la borsetta, no? Se le tengono strette strette, ed è come cullare un cucciolo. E poi c'è un argomento difficile, cioè molte donne, non perché, cioè a me piace osservare i maschi, però dal momento in cui ci si sofferma troppo sull'osservazione del maschio si viene sempre fraintesi. E anche se sono adesso, diciamo così, una signora attempata, penso di non essere fraintesa. In ogni caso, le donne, vedo che si accorgono di meno quando sono osservate, perché riescono forse più a estraniarsi, non lo so. Le donne belle spesso sono sole, ad esempio ho memoria di questa, che era proprio una ragazza bellissima, e che è come se volesse ascoltarsi e abbracciarsi da sola, però non vuole parlare con nessuno, non vuole vedere nessuno, non vuole spostarsi su niente. Poi ci sono delle ragazze che stanno bene sdraiate, eccetera, e lì invece vedo delle braccia che vanno lontane, che vogliono viaggiare, che cercano nel finestrino del treno, piuttosto che di quello della metropolitana, non una chiusura, ma qualcosa che guarda oltre. Ecco, poi ci sono quelle che sono sempre appresso al telefonino, per cui il telefonino diventa quasi il protagonista, e loro se lo tengono come se fosse una fetta biscottata, in pratica. Ecco, sugli uomini. Sugli uomini, appunto, ecco qui, ad esempio, c'è avevo osservato degli uomini in treno e questi si sono subito accorti che li stavo osservando. Infatti si sono subito rivolti a me. Però quello di cui mi ero accorta è che questo signore qua teneva molto distante questo ragazzo. Cioè lo teneva, adesso qui sembra un vecchietto perché l'ho disegnato male, però teneva veramente molto distante questo ragazzo, faceva un po' il superiore, mentre lui era tutto timidino, che raccontava la sua storia, e questo sembrava quasi che si sciogliesse, che non sapesse come comportarsi con lui. Chiaramente questo era il mio punto di vista, intendiamoci. Ecco, ad esempio, ecco qua abbiamo l'originale di una che vi ho fatto vedere prima. Vedete, la posizione delle braccia è questa, quella reale, no? Come la posizione reale delle braccia di un'altra è questa. Però se noi cerchiamo di immaginarci una cosa diversa, no? Cioè lei era una che teneva una borsetta e tutto, e si era appoggiata al finestrino, no? Ma se noi cerchiamo di immaginarci una cosa diversa, lei è proprio una persona che si sta lasciando andare, dolce, no? Languida. Queste sono le sue braccia, perché in realtà non stringe la borsetta. Lei è da un'altra parte, sta dormendo
le sue braccia sono più simili a questa cosa che non a quello che avevo disegnato quando l'ho vista. Questa invece è molto crucciata ed è oggettivamente, anche se le sue braccia sono queste, probabilmente quelle reali sono un'altra cosa, sono proprio chiuse, che non vogliono avere nulla che li possa distrarre. Vi propongo un gioco, perché come dico non sono qua a fare una lezione, ma sono qui a fare un esperimento. E se voi prendete una vecchia fotografia, questa è la mia delle elementari, questa, ecco, sui maschietti che erano col grembiulino nero è un po' più difficile lavorare, però sappiamo bene che magari c'è uno che può essere molto vivace, eccetera, allora lo si può ricordare così. Un altro che detestava un suo amico e allora, che ne so, lo si può ricordare violentemente così. Un altro che era molto devoto, attento, andava in chiesa con i genitori, era tutto bello composto e lo si ricorda così. Sulle bambine vestite di bianco siamo un pochettino più avvantaggiati. Io posso ricordare alcune, sperando che di non fare quelle cose che poi diventano, diciamo, in cui ho una querela o cose del genere, no. Però mi ricordo, questa era fastidiosissima, per cui le braccia le teneva dietro, cioè non era generosa. Lei era una persona molto generosa, per cui era assolutamente affettuosa. Questa era una mia carissima amica e lei voleva molto bene a me. Io volevo bene a lei e volevamo bene alla più piccola, che era quella più bistrattata di tutti. Poi c'era la secchiona, intendiamoci, c'era quella bella soda rigida, che mi ricordo bene, questa qua aveva un carattere meraviglioso. C'era Alessandra, che era dolce, elegante, e aveva una famiglia buona, bella, eccetera. C'era una ragazza che invece era durissima, erano praticamente due rom queste, ed erano chiusissime, anche se erano delle bellissime persone, me lo ricordo, cioè quando si era dolci con lei, con loro erano dolci. Ecco, in questo caso qua vi consiglio di prendere una vecchia foto, una foto che riguarda il vostro passato, e cercare di immaginare come alcune persone fossero sempre a terra, molto devote, eccetera, e così fare questo gioco di dare un'espressione alle braccia. Ecco, questa, vabbè, è una foto di tanto tempo fa, si vede benissimo, non è neanche mi appartiene. Però dai volti, mi immagino che voi abbiate a casa queste immagini, dai volti potete immaginare che questo era un bambino allegro, che questo era un bambino ligio, che questo era un bambino duro, ok, no? Cioè, sono cose che si vedono, chiaramente sulle bambine è molto, ma molto più semplice, perché abbiamo questo bianco diffuso. Questa qua è la comunione, e ci sono proprio le bambine allegre,
contente, quelle molto rigide, rigidissime. Questa che era una ragazza che mi ricordo ancora di una forza incredibile. Ecco, se adesso dovessi disegnargli le braccia, gli farei un cuore rovesciato. Questa era una piccoletta cattivissima, che era proprio sempre incazzata, per cui la vedrei con le braccia a terra, ma lo vedete anche dagli occhi. Vabbè, questa sono io, per cui non posso farmi le braccia, perché se me le facessi, ecco, appunto, avrei dovuto farmi anche un autoritratto, ma io non sono così brava come Guido Scarabottolo, e di conseguenza l'autoritratto, cioè mi sono messa io di fronte invece di disegnarmi. Questa era bella, solida. Lei era allegrissima. Ecco. Cioè, per cui, diciamo, il gioco dei sentimenti, cioè se le braccia potessero parlare, se potessero esprimersi, avere un'espressione, non come quella delle braccia fasulle della Venere di Milo, ma delle braccia allegre, espressive, oppure rigide, serie, come fossero degli occhi, come fossero un sorriso o un broncio. Ecco, proviamo a immaginare delle persone senza braccia. Il pensiero perché mi è venuto, adesso questa qua, scusate, continuo perché mi viene voglia di... Io ho appena visto questa foto qua, che sicuramente qualcuno ha già visto su internet. Ho visto lo sguardo di questa ragazza che buttava l'occhio su questa ragazza un po' seria, timida, che però sta in braccio a un bel ragazzo. E allora mi sono subito immaginata che lei potesse veramente in un certo senso strozzarla, no? Vabbè, questo è gossip, è divertimento, però è una cosa che è bello anche fare sulle foto di famiglia, quando ci si ricorda che quello zio magari non era così amicone di questa persona, era uno che gli aveva creato dei problemi, e allora si pensa che magari potesse essere anche un po' meno affettuoso. Quando si pensa che questa donna era magari follemente innamorata di questo ragazzo e viceversa, no? Magari si ricordano certi matrimoni in cui le persone tengono le braccia in un modo diverso da come in realtà il loro pensiero sarebbe, come magari lei era molto materna con lui, per cui gli voleva bene, e infatti si vede che lo guarda, è come immaginare che il suo braccio faccia una carezza. Temo di essere andata oltre il tempo, non lo so, e temo anche di non essere stata molto chiara sulle mie intenzioni, però il concetto è questo: provate a immaginare un volto, una persona, un amico, ok, immaginate che le braccia non siano quelle che voi vedete, ma che siano, non so, una forma di affetto, qualcosa che abbia un altro significato. Ho tralasciato moltissime cose e niente, credo di aver finito la mia lezione, penso, o ci siamo ancora, c'è ancora qualcosa.
Allora prendo con l'esperienza, sfrutto l'esperienza di Guido e prendo un'immagine che mi è cara, che appunto forse è quella che sintetizza di più, diciamo così, un momento dolce, languido, un momento duro. Per cui no, questa, come ribadisco, non è una, e sottolineo, non è una lezione, è un esperimento che mi piacerebbe continuare, e continuare magari facendo altro, dando espressione alle braccia, ecco. Vi ringrazio moltissimo. Vi saluto e a presto, grazie.